A favore di famiglie e imprese in relazione al caro energia, anche tramite l'impostazione di un piano di sviluppo energetico di medio-lungo periodo. Il deputato Salvatore Cagliata ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, buon pomeriggio Ministro. Parliamo del caro bollette, il tema che forse in questo momento dopo il Covid sta più a cuore agli italiani. Voglio farlo in una maniera semplice, citando due esempi. Quello di nonna Itala, una pensionata che vive in un piccolo appartamento che ha visto crescere la propria bolletta di oltre 100 euro al mese. 100 euro, un'enormità per chi vive di solo a pensione. E Ministro, badi bene, non per un lusso, ma per un bene primario, essenziale, un piccolo appartamento riscaldato, illuminato e con acqua calda. Il secondo esempio è quello della Sammy Export, un'eccellenza metallurgica italiana, la cui bolletta energetica è passata da 18.000 euro a oltre 50.000 euro al mese, un costo fisso in più importante per l'azienda che non può traslare sul costo del prodotto, pena la perdita di competitività sui mercati internazionali. Ora, poiché quello che viviamo secondo noi non è il frutto di una contingenza ma è l'evidente fallimento della politica energetica degli ultimi 10 anni di governo, noi le chiediamo, visto che come lei stesso ha detto ieri in audizione non è pensabile di risolvere e fronteggiare questo tema solo con i ristori, cosa intende fare concretamente lei e il suo governo per tutte le imprese e le famiglie italiane. Grazie. Grazie onorevole Cagliata, le risponde il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Prego. Grazie, signor Presidente, ministro. Grazie onorevole Lollobrigida, sono assolutamente totalmente sensibile a questo problema che le garantisco mi tocca fortemente. Ho avuto modo di commentare ieri brevemente che paghiamo delle scelte energetiche del passato che sono veramente pesantemente sbagliate. Nell'anno 2000 consumavamo 71 miliardi di metri cubi di gas e ne producevamo 16,8 nostri, dai nostri giacimenti. C'è stato poi il picco di 86 miliardi di gas di consumo totale nel 2005. Nel 2020 siamo scesi a 70 miliardi, quindi come nell'anno 2000, con la differenza però che ne produciamo 3 di miliardi. È ovvio che diciamo, non è che noi abbiamo decarbonizzato abbassando la produzione del abbassando il consumo di gas, abbiamo tenuto il consumo di gas sostanzialmente costante, a parte passare attraverso un picco, abbiamo aumentato il PIL globale e di fatto però lasciamo l'IVA a casa degli altri, creiamo lavoro a casa degli altri, produciamo più CO2 perché lo prendiamo a casa d'altri, lo trasportiamo, lo stocchiamo. Abbiamo un energy mix troppo dipendente dall'esterno, anche se per fortuna abbiamo differenziato le sorgenti più degli altri, i nostri stoccaggi sono buoni. È evidente che queste cose non ci aiutano, sommate alla sindrome NIMBY, che persino sulle rinnovabili che dovremmo accelerare spesso ci rallenta. Quindi qui serve un piano. Allora, io ho risposto ai colleghi e credo che è inutile che io mi ripeta nelle risposte di ciò che stiamo facendo adesso, che è passato dalla contingenza immediata del trimestre, auspicabilmente in questi giorni, a qualcosa che sarà più strutturale, perché abbiamo visto che il sistema sta cambiando strutturalmente. Però le devo dire questo, c'è una strategia nazionale di lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è frutto della collaborazione tra diversi ministeri. Questa è un po' anziana adesso, perché è stata prodotta credo 18-19. Individua possibili percorsi per raggiungere al 2050 una condizione di neutralità climatica nella quale le residue emissioni di gas a effetto serra sono compensate da assorbimenti di CO2 e da altre tecnologie che casomai adesso nemmeno ancora sono perfezionate ed esistenti. La strategia prevede diverse opzioni, prima fra tutte una spinta all'elettrificazione mediante un eccezionale sviluppo della produzione nazionale di rinnovabili, e questo lo stiamo facendo, per una riduzione del grado di dipendenza da paesi terzi per l'approvvigionamento. Tali opzioni tuttavia, visto il mutato contesto nazionale e internazionale, si prestano a non essere più considerate molto attuali. Le dico, visione dell'anno 2018-2019, nel frattempo sono intervenuti PNRR, una crisi energetica globale come sappiamo, Fit for 55, tassonomia, il problema degli stoccaggi che stiamo discutendo a livello europeo, per esempio stoccaggi congiunti, joint procurement, tante nuove tecnologie che si stanno affacciando. Allora, onorevole Lollobrigida, mi impegno che appena passiamo queste 2-3 settimane in cui chiudiamo questo veramente contingente, questa contingente norma sulla mitigazione del costo delle bollette, riprendiamo il piano di lungo termine con tutti gli stakeholder intorno al tavolo e ci lavoriamo, perché noi dobbiamo avere una visuale 2030 che è quella più o meno del PNRR, però 2030-2050 bisogna pensare molto più in grande, quindi io farò questo appena mi faccia passare queste 2 settimane e cominceremo a lavorare su questo. Grazie onorevole Ministro, passiamo alla replica del collega Bignami. Prego. Grazie Presidente, noi ascoltiamo sempre con piacere il Ministro Cingolani, che è sicuramente uno degli interlocutori più interessanti che possiamo trovare all'interno del Governo. Tuttavia
anche in questo caso troviamo una scarsa concretezza rispetto alle esigenze che il sistema produttivo e sociale italiano sta realizzando. Noi abbiamo Confindustria che ha detto che passeremo una spesa energetica di 39 miliardi partendo dagli 8 due anni fa. Confcommercio che ci dice che saranno 11 miliardi in più che le famiglie italiane saranno chiamate a rispondere per un totale di differenziali 42 miliardi di euro. Il che inevitabilmente, Ministro, ci porta a dire che anche le manovre che state cercando di appostare con un incremento di qualche miliardo di euro, che tra l'altro viene stolto dalle tasche degli italiani che invece che darle a bollette le danno al governo che le dà le bollette, quindi mi perdoni, è una manovra di illusionismo poco utile, manca una risposta concreta, effettiva e immediata. E una di queste, signor Ministro, secondo noi doveva essere anche quella di andare in Europa a dire che la transizione ecologica ed energetica, come la stanno imponendo dall'Europa, non è sostenibile. Può essere sostenibile ecologicamente, ma non lo è economicamente e non lo è socialmente. Le diamo un consiglio, signor Ministro. Nel 1954, con i trattati di Messina che parteciparono alla fondazione dell'Unione Europea, si decise che l'Unione Europea doveva nascere per dare più energia per tutti a basso costo. Oggi invece si dà meno energia per pochi ad alto costo. Noi non sappiamo a chi risponde l'Unione Europea. Ci verrebbe anche voglia di verificare che non risponda agli interessi extra-UE e magari cinesi. Ma se l'Italia non punta i piedi su questo e non ammorbidisce l'impatto che la transizione ecologica vuole realizzare, sarà un bagno di sangue, perché verremo espulsi dal mercato del lavoro, dal mercato di settori importanti, perché le aziende italiane non reggeranno questo ritmo. E di questo, e purtroppo ci dispiace dirlo, ne è responsabile lei, almeno finché sarà ministro. La ringrazio.